approvate queste vergognose leggi per istituire la memoria degli immigrati quando le cooperative da destra a sinistra mangiano sugli immigrati. E voi vi vantate, vi pulite la coscienza di istituire giornate deputati, di memoria degli immigrati. Deputati, per favore. L'ipocrisia perbenista uccide questo paese, Presidente. Più dei corrotti, più dei ladri. Il dramma sono i disonesti intellettuali, quelli che poi prenderanno voti dicendo che hanno approvato vergogne del genere. Le leggi che vengono discusse in Parlamento vengono decise in una conferenza dei capigruppo, dove la maggioranza, in questo caso ovviamente il PD, che ha un nutrito numero di parlamentari alla Camera, ha la possibilità di presentare e chiedere la calendarizzazione di delle proposte di legge con ovviamente un certo grado di successo, cioè di vederle arrivare non solo in aula ma anche approvare. Ebbene, secondo voi il PD cosa avrà scelto come proposta? L'abolizione del vitalizio per i condannati per mafia? La proposta di legge sul reddito di cittadinanza? L'istituzione di una class action seria? Io mi sento da cittadino, colleghi, indignato che il Parlamento della Repubblica, al posto di una legge sul conflitto di interessi, di una legge vera anticorruzione, di una legge che tuteli le imprese dove gli imprenditori e gli operai si ammazzano, utilizzi ore e soldi pubblici per l'istituzione di una giornata della memoria. Questa è la legge elettorale che è in corso di esame alla Camera, il cosiddetto Italicum. Abbiamo scoperto un errore di calcolo, cioè dovrebbero esserci più seggi di quelli che per Costituzione ci devono essere. Ebbene sì, oltre a essere una legge schifosa, l'Italicum è stato scritto anche coi piedi. Oggi, analizzando tutto il testo che ci è arrivato al Senato, abbiamo scoperto un errore madornale. Noi tutti sappiamo che la Costituzione dice che la Camera dei Deputati è composta da 630 membri. Ebbene, con l'Italicum scritto da Renzi e da Berlusconi si arriva addirittura fino a 640. Sapete perché? Chi vince il premio di maggioranza, il partito prende 340 seggi. I restanti seggi vengono distribuiti tra i partiti che hanno perso. Ma il signor Renzi e i suoi illustri collaboratori si sono dimenticati del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, dove ci sono i collegi uninominali. Quei 10 seggi vanno sommati ai 630 previsti dalla Costituzione, il totale fa 640, non sono stati neppure in grado di scrivere una legge elettorale questi signori. Il Presidente della Repubblica ha detto che va respinta ogni forma di discredito nei confronti dei magistrati. Ma a chi era rivolto questo monito, onorevoli colleghi? Al vento? A nessuno? E che sicuramente è parte del problema, così come le porte non vigilate e altro. Se qualche squilibrato gli viene in mente di andare in un tribunale ad ammazzare giudici, avvocati, testimoni. Chi è che ha gettato discredito sui magistrati negli ultimi anni? Il Presidente del Consiglio Renzi cerca di portare a termine un'opera che è demolitoria della giurisdizione, già avanzata da Silvio Berlusconi. Come non ricordare in questo ambito gli scellerati aumenti dei costi della giustizia, il vergognoso contributo unificato che è stato posto come un vero e proprio cancello per sbarrare ai cittadini di questo paese l'accesso alla giustizia. E come non possiamo ritenere eversivo del nostro ordinamento costituzionale l'attacco che è stato portato al gratuito patrocinio e lasciando migliaia di cittadini disperati e privi di difesa. Quello che ci vuole in questo paese non sono le camionette davanti ai tribunali, ci vuole una nuova classe politica che si metta al servizio di questo paese. Ciao a tutti, siamo davanti a Montecitorio. Anche oggi, come tante altre volte, ci troviamo insieme dei lavoratori che in questo caso vengono a protestare per la loro situazione drammatica e dei loro posti di lavoro a rischio. Vi prenderanno a pochi alla volta per dividervi e dire: guarda, tu verrai assunto dall'altra parte, non ti preoccupare. No, uniti!
Sappiamo anche qual è il progetto. Il progetto criminale, quello del Jobs Act. Perché in questo momento i grandi centri, le multinazionali potranno usufruire di quelli che sono gli strumenti dati da Poletti e da Renzi, cioè potranno licenziarvi in gran massa. Succederà che molte di voi rimarranno a casa. Svergogniamo questa politica criminale che fa del lavoro schiavitù e servizio a loro potenti. Questo vogliono, voglio che abbassiate la testa, ma ricordiamo e ricordiamo a loro che il lavoro è un diritto, è un diritto. Abbiamo organizzato questo convegno dal nome Una città sostenibile da una prospettiva biofilica per ragionare sulle periferie. L'obiettivo di questo convegno quindi è stato gettare una luce su nuove teorie, su nuove proposte di come recuperare queste periferie e dare vita a luoghi e non a non luoghi. Il progetto della città insieme alla salvaguardia dell'ambiente è un unico problema, perché sempre si tratta di una scelta politica. Quello che noi vediamo nelle nostre periferie e la devastazione dei nostri territori da un punto di vista ambientale sono il risultato, il fallimento di un modello di sviluppo che ha fallito, un'economia lineare che pensava di poter avere uno sviluppo senza fine e ha rinunciato a quelli che sono i valori dei beni comuni, della comunità. Oggi ancora in Italia si continua a parlare dei centri commerciali che sono la causa del degrado del suolo e anche sociale. Mentre in altri paesi, in Europa e in America, si demoliscono per fare rigenerazione e efficientamento energetico dell'abitare. Della misericordia. Abbiamo portato a Monsignor Fisichella delle linee guida su quello che potrebbe essere, secondo noi, a nostro avviso, una gestione appunto virtuosa della cosa pubblica in previsione del giubileo e nello stesso tempo anche delle idee proprio per renderlo più partecipe da parte della cittadinanza e che non venga subito dai romani come è stato ogni opera, ogni grande evento insomma del passato. E Fisichella ha ben compreso il richiamo etico forte che noi abbiamo voluto fare con questo incontro fondamentalmente e si è garantito, insomma, sarà portatore di questo bisogno di grossa correttezza nell'amministrazione della cosa pubblica per la gestione del giubileo. Questo è l'ennesimo decreto eterogeneo, contiene indicazioni su antiterrorismo, missioni, cooperazione internazionale. Abbiamo mischiato cose non urgenti, le missioni, con cose presuntamente urgenti dettate da onda emotiva sui fatti accaduti in altri paesi. Vedi la Francia. Quando si fanno queste cose si ottengono risultati sempre pessimi. Questo testo fa schifo, è scritto male, è incomprensibile e fa schifo anche nel merito oltre che nel metodo. Decreto legge riguarda misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale. Il terrorismo diffonde terrore, panico, instabilità, destabilizza, no? Colpisce a sorpresa, senza avviso, senza nessuna previsione, obiettivi sensibili, luoghi pubblici, infrastrutture, semina il panico, la paura nei cittadini, nei loro quotidiani, che si sentono esposti a pericoli mortali. E quindi a me sembra, sinceramente, che più che da un terrorismo internazionale, il nostro paese si debba guardare dal terrore che provoca questo governo, i governi precedenti e questa maggioranza, i decreti legge che votiamo, come probabilmente succederà anche oggi con la fiducia, che sono molto più gravi e molto più pericolosi del terrorismo internazionale. Come forse saprete, il Partito Democratico candida la presidenza della Regione Liguria Raffaella Paita, la quale proprio in questi giorni ha ricevuto un avviso di garanzia per l'alluvione di Genova. Infatti non avrebbe avvisato i cittadini dell'alluvione e per questo è morta una persona. Qualora Raffaella Paita dovesse diventare presidente della Regione Liguria potrebbe decadere, esattamente come in Campania, e questo invaliderebbe il voto delle urne e i cittadini liguri tornerebbero a votare. Allora chiediamo una cosa, chiediamo a Raffaella Paita di fare un passo indietro, di ritirare la propria candidatura e chiediamo al Partito Democratico di candidare persone che non hanno procedimenti giudiziari,
Deve prendere esempio dal Movimento 5 Stelle, che dal più piccolo comune fino a Bruxelles candida persone senza precedenti penali, senza carichi pendenti, persone pulite, senza macchie, in una sola parola, persone oneste. Nel 2013, nel primo anno di totale gestione Movimento 5 Stelle, chiudiamo con un avanzo d'amministrazione di 4 milioni di euro. È bastato portare competenza, dedizione ed onestà alla guida della città.